Medico, scrittore, politico, fu il padre dell'antropologia italiana e uno dei primi studiosi a usare la fotografia per scopi scientifici. A 100 anni dalla sua morte, l'Università di Firenze ricorda Paolo Mantegazza con una mostra fotografica allestita a Palazzo Nonfinito, nella sezione di antropologia ed etnologia del Museo di Storia Naturale dell'Ateneo. Fu proprio Mantegazza nel 1869 a fondarlo come Museo Nazionale di Antropologia. Nelle sue sale si possono ora ammirare 120 fotografie scattate dall'antropologo e dai suoi collaboratori durante i suoi viaggi in Lapponia e in India. Si parte dagli studi antropometrici per passare alle foto di viaggio che documentano usi, tradizioni, diversità culturali dei popoli visitati. Non più immagini asettiche e stereotipate, ma vere scene di vita quotidiana. E infine gli studi dedicati alla mimica facciale. Mantegazza fissa nella fotografia i tratti del viso e li interpreta per analizzare sentimenti ed emozioni, le reazioni dell'uomo agli stimoli del mondo esterno. La mostra resterà aperta fino al 31 gennaio 2011.